Non potete non pensare anche alla strategia, ad avere una strategia che vi fa anche pubblicare e costruire un percorso che poi vi porta ad ottenere le date, perché se non fate quel percorso e vi promuovete, vi pubblicate, poi non ottenete le date. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Qui sempre il vostro caro Michele Maralino, cantatore, produttore discografico indipendente, ufficio stampa dal 2016, anche formatore e consulente musicale. Se è la prima volta che ti imbatti in un mio video, ti invito a dare un'occhiata al canale YouTube. Guarda tutti i video, se ti stai autopromuovendo, autopubblicando, qui trovi un sacco di materiale gratuito. Iscriviti al canale, poi approfondisci veramente. Poi nella descrizione di ogni video trovi link con tutti i miei corsi e gli altri servizi che ti possono essere utili nel tuo cammino. Oggi parliamo di suonare dal vivo. Stiamo tornando, diciamo, la situazione sembra migliorare, i concerti, ci saranno concerti quest'estate, si ritornerà a suonare, quindi volevo condividere con voi un piccolo estratto dal mio corso Musicista Pazzesco, il mio ultimo corso, dove spiego come trovare i contatti e anche poi come scrivere una mail per appunto ottenere delle date. Però prima di farvi accedere a questa lezione che metto gratuitamente, però se volete poi approfondire vi lascio il link in descrizione di tutto il corso che vi consiglio, un corso completo di 10-11 ore incredibile. Va fatta una premessa, perché non è che voi vedete il video che adesso vedrete, nel senso seguirete, diciamo, i consigli che trovate in questo video, nei minuti che ho deciso di condividere gratuitamente qui con voi. Fate quello che vi dico e poi pensate di trovare le date o che vi rispondono. Diciamo che è un estratto da un discorso più ampio che appunto affronto in tutto il corso. Nel corso insegno proprio come fare a trovare, diciamo, un pubblico, come trovare le date, come ottenere, diciamo, visibilità e sfruttare quella visibilità, e quindi tutto il lavoro che va fatto da un lato, appunto, alla promozione, e parallelamente, diciamo, la ricerca sia di concerti per trasformare, diciamo, tutti i feedback che abbiamo ottenuto online in concerti e quindi poi trasformare poi i feedback ottenuti dal vivo poi in occasioni ancora più grandi. Veramente prendete il corso interamente, perché non ha senso aprire la mail e mandare richieste a freddi praticamente, no? Delle mail fredde, gente che praticamente non serve niente spammare. Voi dovete da un lato attuare un vostro percorso, no? Delle pubblicazioni. Io lo insegno nei miei corsi, veramente. Il musicista pazzesco insegno proprio questo. Insegno proprio a fare, diciamo, da soli, e però farlo in maniera intelligente, con una strategia, e poi raccogliere i frutti. Quindi, se non fate questo percorso di autopubblicazione singolo dopo singolo, il disco, la promozione, poi le date, e comunicate bene le date che avete ottenuto, tutto quello vi serve poi per trovare altre date, per uscire fuori dalla vostra regione. È tutto un discorso più ampio, quindi vi consiglio di prendere il corso interamente, di non spammare freddamente costruendovi il vostro database, cosa che vedremo, perché poi effettivamente vi faccio vedere nel corso poi praticamente come fare le cose. Però ecco, non potete non pensare anche alla strategia, ad avere una strategia che vi fa anche pubblicare e costruire un percorso che poi vi porta ad ottenere le date, perché se non fate quel percorso e vi promuovete, vi pubblicate, poi non ottenete le date, ok? A parte quei magari contatti che avete voi personalmente, non riuscite. Nel corso Musicista Pazzesco spiego tutto, è un corso molto corposo dove ci sono lezioni anche di email marketing, di strategia, di advertising, Facebook, YouTube, Spotify Ads, Instagram Ads. È un corso veramente completo, lo trovate in descrizione. Però adesso vi faccio vedere, appunto, libero, vi sblocco 10 minuti, 11 minuti saranno di lezione, proprio presa dalla parte in cui spiego come contattare i locali. Vediamo adesso in questa lezione come scrivere ad un locale per cercare di suonare, perché nel momento in cui abbiamo pubblicato i primi singoli, poi è uscito il disco, l'abbiamo fatto recensire, abbiamo fatto anche già parlare di noi con i comunicati stampa del singolo, le testate li hanno pubblicati, e non credete che non li pubblicano, che ci vuole per forza un ufficio stampa? Assolutamente no. Mandate, preparate un comunicato stampa per ogni singolo e inviatelo, cercate i contatti, create il vostro database di contatti e mandate sempre le vostre comunicazioni. Questo
Così avrete, diciamo, da un lato la presenza online attraverso i social e l'advertising che vedremo nelle prossime lezioni, proprio come sponsorizzare correttamente su Facebook, su Instagram, su Spotify. E dall'altro lato abbiamo anche la promozione sulle classica, tra virgolette, quindi comunicati stampa, recensioni, interviste e poi ricondivisione sui nostri social, praticamente di tutte le pubblicazioni. A questo punto, se ci troviamo nella fase in cui abbiamo anticipato il disco, già qualcuno ha parlato di noi, già qualcuno ci conosce, abbiamo raggiunto un po' di pubblico, è uscito il disco, beh, per chiudere il cerchio bisogna anche fare qualche concerto, quindi dobbiamo trovare date. Ovviamente si parte sempre dal nostro territorio, quindi andiamo a contattare i locali dove, ovviamente, immagino, no? Frequentiamo. Ogni città ha il suo locale che fa musica dal vivo di riferimento, locali che frequentate. Partite da lì, dai locali che frequentate, e chiedete di suonare. Ovviamente, magari lì è più facile perché vi conoscono, anche per il semplice fatto che vengono i vostri amici. Ovviamente, cercate di sfruttare al massimo tutte le date che riuscite ad ottenere, registrando video interessanti che possano poi servirvi per trovare altre date, perché i video live assolutamente sono necessari quando poi andiamo a cercare date anche fuori dalla nostra città, perché nella nostra città, nella nostra regione, magari riusciamo, non è difficile perché ci viviamo, ci conoscono, i nostri amici ci vengono a sentire, però l'obiettivo deve essere anche uscire fuori dalla nostra città, uscire fuori dalla nostra regione. Quindi dobbiamo contattare i locali che fanno musica dal vivo in Italia e tentare appunto di organizzare qualcosa. Come funziona? Io ho sempre organizzato i miei tour così, cercando e scrivendo ai locali. Ovviamente bisogna mandare tanti messaggi ogni giorno. Datevi il compito di scrivere a 10 locali nuovi. E ogni giorno dovete fare questa cosa e vedrete che qualche data esce. Perché diciamo che il lato delle date è la parte più difficile. Ecco perché non ha senso cercare il booking come prima cosa, se siete all'inizio. Perché anche i booking devono lavorare con band che comunque non siano un minimo conosciute, perché devono comunque piazzarle, tra virgolette, cioè devono trovare dei locali a queste band, e questa operazione non deve essere troppo difficile, quindi preferiranno sempre lavorare con alcune band, con band che hanno già organizzato, non solo organizzato qualche concerto, ma anche che abbiano una comunicazione corretta sui social, siano in grado di far uscire degli articoli, che hanno sponsorizzato, che si sono fatte conoscere, cioè le agenzie booking, ma anche le etichette, alla fine tendono sempre a scegliere band di cui hanno già sentito parlare, in qualche modo, essendo immersi nel settore musicale, nei locali, negli uffici stampa, avendo i like a tutte le pagine, e il vostro nome deve essere già conosciuto, nel senso li deve suonare già familiare, ok? E quindi preferiranno sempre lavorare con una band che è attiva un minimo, ok? Quindi nel momento in cui esce il disco, bene, noi dovremmo scrivere ai locali. Scrivere ai locali. E come facciamo a trovare i locali? Ovviamente funziona come con gli uffici stampa, però con le agenzie booking. Per esempio, Locusta Booking è un booking molto importante italiano. Di solito, vedete, o pubblicano gli eventi dei loro artisti. Per esempio, abbiamo scoperto che la Limonaia è un locale che fa musica dal vivo a Firenze. Quindi noi poi andremo sulla pagina della Limonaia. Per esempio, se noi clicchiamo sull'evento, la Limonaia, vedete, tra gli organizzatori. Andiamo poi su informazioni e abbiamo l'indirizzo mail, cioè è tutto online, ragazzi. Abbiamo l'indirizzo email. Allora, io ho sempre mandato sia le mail, ma ho sempre anche mandato il messaggio alla pagina Facebook. Vediamo se. No, qui no. Non ho mai scritto alla Limonaia. Quindi, prendete la mail e inviate sia una mail, ma anche il messaggio alla pagina Facebook del locale. Io facevo entrambe le cose ed ha sempre funzionato. Ora, tornando indietro, quindi la Limonaia, quindi Giorgio Canali suona al Arcibellezza di Milano. Vi
fate questo lavoro, Arcibellezza, quindi cliccate nell'evento, poi trovate la pagina del locale, anche qui dovete farvi una mailing list, una raccolta di contatti. Una volta che siete nella pagina del locale, gli mandate, praticamente cercate la mail, qui non c'è la mail, e allora gli mandate direttamente un messaggio. Io non chiamo perché non ha molto senso, partite una mail o un messaggio alla pagina Facebook, sostanzialmente. Quindi vi girate tutti i booking italiani e anche gli artisti vostri di riferimento molto spesso pubblicano i loro tour. Ora vediamo se Locusta magari. Perché con i tour si fa un po' prima, perché ci sono tutte le date degli artisti con i locali. Voi vi cercate quei locali e dalla pagina Facebook, li cercate su Facebook, arrivate alla pagina Facebook e prendete la mail e poi mandate anche il messaggio. Per esempio, la Tempesta Concerti sarà un altro booking della Tempesta Dischi. E fate questo lavoro. Anche qui la Tempesta Concerti pubblicherà qualche live, per esempio Hiroshima Soundgarden sarà un locale, per esempio. Cliccate, andate sulla pagina Facebook, prendete la mail e prendete anche poi, scrivete anche un messaggio alla pagina Facebook. Quali sono gli altri booking italiani importanti di NA Concerti? Sto prendendo solo quelli grossi, poi ce ne sono anche di piccoli che però lavorano molto bene. Per esempio, Dio, non mi ricordo. Non mi ricordo, però mi sa che comunque tra i principali booking vedete anche. Quindi abbiamo già trovato Locusta Booking, DNA Concerti, Radar Concerti che è un'altra. Altro bunghi. Poi tra le pagine guardate sempre, diciamo, qui i suggerimenti. Vedete, qui avete tutti. Ecco, c'è anche la sezione eventi in programma adesso nel nuovo Facebook. Quindi vedete, qui è Terrazza del Gianicolo, Magazzini Generali, Panico Concerti è un altro booking importante italiano. Vedete, è tutto collegato. Quindi potete vedere i tour o praticamente gli eventi e cercare di creare il vostro database. Vedete, abbiamo il Samba Police di Trento, l'Al di Padova. Questi, diciamo, sono i booking principali. Per esempio, se noi scriviamo booking su Facebook, non ci esce. Ci escono. Ronzinante Booking, molto interessante. Otto Pipi Booking, questa pure sono altre agenzie interessanti. Poi un database incredibile, Music Club, mi sa, musicclub.it, lì avete proprio un. Non mi dite che è scomparso, Music Club, è proprio là, è anche cartaceo, è proprio il giornale. Non ci credo che non esiste più. Era un sito, eccolo qua, mensile di musica e concerti live. Su questo sito, ragazzi, ci sono praticamente tutti i concerti, avete tutti i locali del mondo dove potete attingere per prendere, diciamo, la mail e trovare, vedete, Willy Peyote, Suono all'Estragon, Hiroshima Mon Amour, Fabric, Club Il Giardino, però questi sono quelli principali. Se io clicco su King Dude, mi escono tutte le date in qualche modo. Ora ho preso uno straniero. Addirittura c'è la sezione Live Club. Ovviamente bisogna fare un lavoro di acquisizione contatti, eccolo qua. Qua addirittura tutti i locali. Questi ve li potete, per esempio, il Noa Noa Caffè. A volte trovate, vedete, trovate il numero di telefono, a volte anche la mail, i social e praticamente, vedete, qui potete nella sezione informazioni prendere la mail e poi mandare il messaggio. Quindi così
create il vostro database di contatti per il booking, ok? Anche se conoscete dei locali, potete cercarli su Facebook e trovare i contatti. Per quanto riguarda il messaggio, vediamo come scrivere una mail correttamente.